A tutti, eccoci all'appuntamento settimanale con Viola Spritz. Come ogni mercoledì abbiamo due graditissimi ospiti, accanto a me Luca Lunghini Buonasera. Buonasera. e accanto a Luca Bruno Confortini. Presentiamo un attimo, già li conoscete o comunque ve li ripresento io. Luca Lunghini, autore di una tesi di laurea sul giornalismo sportivo televisivo e quindi quanto mai addentro alle questioni giornalistiche e calcistiche. Invece Bruno Confortini è autore di vari libri, molti anche sul ciclismo, quindi complimenti per uno sport che tutti amiamo. E l'ultimo, quello più in tema con Viola Spritz, dedicato allo scudetto di cui ricorre quest'anno il 50° anniversario, ovvero lo scudetto dei giovani. Se puoi subito farlo vedere, per favore, Bruno, mentre chiediamo ad Alessio Provinzano se può fare una piccola. Ah no, beh, ecco, intanto lo vediamo già un po' qui, va bene. Lo scudetto dei giovani, senti, che parte proprio dalla primavera, giusto? Dalla primavera in cui. Sì, no, allora, è una La storia, squadra primavera, chiaramente, sì, intendiamo. ma è una storia sì, che vuole parlare naturalmente di quell'annata lì, di quell'annata magica, ma si rifà, come dice anche il titolo, come nasce, come vince, cioè si rifà al primo nucleo, diciamo, in viola di quella che sarà poi la rosa dello scudetto. Quindi io sono andato a ricercare, soprattutto attraverso anche le testimonianze di Claudio Merlo e Luciano Chiarugi, sono andato a ricercare proprio gli inizi di questi giovani e poi sarebbero diventati degli scudettati, e quindi passo per passo dalla Fiorentina Yeye di Chiappella all'avvento di Baglini, che fu una rivoluzione per la Fiorentina, fino alla stagione dello scudetto. Quindi in sintesi le stagioni precedenti e poi dettagliatamente la stagione dello scudetto con tutte le partite e anche il dopo scudetto, cioè i festeggiamenti, tutti gli aneddoti legati a quella clamorosa vittoria che nessuno si aspettava che arrivò. Ecco, tu hai citato due grandissimi campioni della storia della Fiorentina e non solo, anche a livello nazionale, ovvero Luciano Chiarugi e Claudio Merlo, che saranno con te il 6 dicembre a 6 dicembre. Dicomano a presentare nuovamente il libro. Sì, dopo varie presentazioni a Firenze, addirittura abbiamo avuto anche l'onore della Biblioteca Nazionale di Firenze, il secondo libro di sport, ci ha detto il direttore, dopo un libro presentato in occasione del Mondiale 90, quindi un grande onore per noi, ma anche per la Fiorentina, insomma, un omaggio al secondo scudetto. Dopo Firenze e altri circoli nei paesi del Mugello e dell'Interland, andiamo a Dicomano il 6 dicembre. E ospitati dal comune di Comano e niente, quindi ci prepariamo a presentare il libro e soprattutto a far rivivere agli sportivi, ai tifosi, l'esperienza di questi due ragazzi, diciamo, Luciano Chiarugi e Claudio Merlo, che raccontano benissimo e in maniera anche brillante, diciamo, Sì, perché il quella libro stagione. nasce un po' da una chiacchierata al bar con Chiarugi e Merlo, soprattutto, no? Sì, Dai loro ricordi. esatto, io sono di Vicchio e loro da qualche anno abitano appunto in Mugello, a Vicchio. Ho avuto occasione di conoscerli, alcuni tifosi mi dicevano, io sapevano che scrivevo libri di sport, e alcuni tifosi mi hanno detto, ma perché non scrivo un libro sulla Fiorentina? Ci sono Claudio e Luciano, e quindi li ho conosciuti, persone squisite, molto disponibili. Abbiamo passato un inverno intero in questo bar, diciamo, dove ogni tanto ci troviamo a parlare di calcio. Poi chiaramente io ho fatto un lavoro di archivio, di ricerca, perché Certo, chiaramente non si certo. può scrivere un libro del genere senza ricercare le cose sulla stampa, quindi è venuto fuori un libro simpatico, insomma, che rievoca un po' quella storia, la fa conoscere a chi non l'ha vissuta e a chi invece l'ha vissuta come me, per esempio da ragazzo, perché io avevo 12 anni all'epoca, e insomma, sono ricordi belli, ecco. E speriamo di rivivere, magari, con Magari, questa nuova proprietà. magari. Senti, Luca, tu invece nei tuoi studi hai anche toccato, diciamo, la Fiorentina del 68-69 o no? Ti è capitato di leggere qualche. Purtroppo no. La mia ricerca si è basata soprattutto sulle nazionali, perché nel passaggio dalla radio alla televisione ho cercato di ripercorrere soprattutto un filone di racconto, e quindi dovendo partire da Carosio, appunto, è stato il primo colui che ha raccontato per primo il calcio in Italia,
ho seguito il filo della nazionale italiana e quindi dopo Carosio sono passato a Martellini e così via. E quindi no, purtroppo, tra l'altro non l'ho nemmeno vissuta perché io sono un pochino più giovane, quindi spero, sì, da una parte Giovane. beato, però da quell'altra spero di poterla vivere. Quindi scusami, esclusivamente la nazionale italiana? Sì, praticamente sì. Ho fatto tra le altre ricerche, quella veramente bella l'ho fatta sul racconto di Aibori, appunto dei leoni azzurri, però sì, fondamentalmente anche perché io ho fatto un lavoro di ricerca alla biblioteca della RAI a Roma, all'interno della quale c'è una settorializzazione per cui o si fa la nazionale o si fa le squadre di club, e all'interno delle squadre di club è anche questa suddivisa tra le coppe europee, la Coppa Italia, il campionato e così via, quindi sarebbe stato ancora più difficile, ancora più difficoltoso il raffronto, anche perché ora noi siamo abituati che si può vedere tutto, no? Però basti pensare che fino a qualche anno fa, mi ricordo che quando non è che fossi proprio un bimbetto, ma insomma le prime immagini si vedevano al 90esimo e si vedeva solamente il secondo tempo della partita migliore sulla Rai alle 7 la sera dopo 90esimo, aspettando Domenica Sprint alle 8. Io sono di 76, non è che sia di. Quindi sarebbe stato molto difficile riuscire a trovare un percorso, almeno dal punto di vista del linguaggio televisivo, sulla Fiorentina, anche perché poi, come ben sappiamo, purtroppo non è che abbiamo tutta questa cassa di risonanza dal punto di vista nazionale, come Fiorentina, e quindi non sarebbe stato semplice. Ecco, tu invece, Bruno, sicuramente nelle tue ricerche hai letto i brani dei grandi giornalisti della nazione, no? Visto Sì. tutta la nazione, quindi Masieri, Masieri, Picchi, Pigolotti, certo, Picchi, Paloscia. Paloscia, Quindi sì. chiaramente cominciamo con Picchi Beppe Letti. Pigolotti, che è il primo cantore vero, Sì, autentico, esatto, no? poi Goggioli anche. Giordano Goggioli, giusto. Pigolotti e Goggioli, devo dire, nel libro c'è tutta la parte riguarda anche un po' l'atteggiamento della stampa, devo dire che erano molto critici nei confronti, e furono molto critici nei confronti della presidenza Baglini i primi anni, perché pensavano, diciamo così, che Baglini fosse lì più che altro per risanare, ma senza poi investire. In realtà l'investimento sui giovani, che Baglini fece subito, risultò Rifacò. vincente, perché insomma Merlo, Chiaruggi, Esposito, gente importante trovò nel settore giovanile, dove c'erano, mi dicono anche Chiaruggi e Merlo, dove c'erano delle persone preparatissime che andavano a pescare i giocatori nei posti più improbabili. Esposito fu trovato a 14 anni nel Napoletano, Merlo fu trovato alla Tevere Roma, e Chiaruggi nel NAG, che a quei tempi nasceva, quindi a Firenze, ma in un altro settore. Quindi insomma avevano l'occhio lungo, e Baglini si circondò di collaboratori importanti. Quindi sì, ho rivissuto un po' le cronache dell'epoca, e devo dire appunto questa stampa, che è un po' la caratteristica fiorentina, era feroce, diciamo, la critica era spietata, e sembra incredibile, ma fino all'ultime 6-7 partite si metteva in dubbio che la Fiorentina potesse vincere lo scudetto. Cioè c'erano elementi di critica a 6-7 partite alla fine, quando la Non lo Fiorentina scudo. era in testa al E lo campionato, vince a quindi Torino con la la Juventus, vince a Torino ricordiamo, fa adesso la sempre penultima. piacere Sì, ricordarlo alla sì, penultima sì. giornata. Quindi è interessante anche leggere la stampa dell'epoca, perché l'atteggiamento della stampa davvero a Firenze è particolare. E guarda, ho a tutti e due un piccolo spunto per un possibile libro, potrebbe essere curioso, anzi interessante magari. Invece di fare, no, dopo aver fatto la ricerca sul giornalismo televisivo, fare la ricerca sul giornalismo sportivo dedicato alla Fiorentina, perché no? Partendo da Pigolotti Eh sì, sarebbe molto fino a bello. oggi, no? Anche Questo, perché avendo poi, tempo, eh sì, ricerche, anche perché fare poi una il ricerca, giornalismo ormai sportivo. adesso carta stampata, televisiva, radiofonica, internet, quindi Anche perché sono poi basti multicampo. pensare Bruno fino. ci sta pensando, diciamo, perché Sì, no? sì. Così, no, No, ma anche perché poi chiamalo fino così. alla. Si fa un Fino lavoro, a beh, metà, di fine gruppo. degli anni 60, il giornalismo sportivo in realtà non era riconosciuto in quanto tale, ma era all'interno dei grandi giornali nazionali, era trattato come un qualcosa, come un evento di costume.
Tanto è vero che lo stesso Carosio, che poi diventa se vogliamo, anche uno che cerca di spiegare dal punto di vista tecnico e tattico la partita, in realtà non è altro che uno che racconta e fotografa l'esistente, proprio perché non esisteva, diciamo così, il settore del giornalismo sportivo. Ecco anche perché poi nasce a un certo punto l'esigenza di avere, io parlo del linguaggio televisivo, una seconda voce che spiega tecnicamente che cosa succede in campo, perché inizia a esserci una grandissima richiesta dal punto di vista proprio sociale di diciamo di conoscere qualcosa in più, e il giornalista sportivo non è attrezzato dal punto di vista tecnico e tattico per riuscire a spiegare a colui che ascolta ciò che realmente succede, e allora nasce la seconda voce. È un po' come se ci pensiamo La oggi. voce tecnica. La voce tecnica, esatto. Se ci pensiamo, oggi abbiamo dei giornalisti che nascono come giornalisti sportivi. Prima magari avevamo insomma, gli inviati, che però in realtà erano stati magari prima inviati di guerra e poi diventavano inviati insomma, al Tour de France o al Giro d'Italia e così via. Insomma, Sì, con basti qualche pensare a eccezione. Alpino o a questa gente Certo, qua. Insomma, era gente che non nasceva come giornalista certo. No. sportivo, ma lo diventava. Poi c'erano sport, ad esempio, Bruno ha scritto dei libri sul ciclismo, no? Lo dicevamo prima, ecco, magari il ciclismo si presta ancora di più al Sì, racconto epico, il ciclismo di una volta, quindi esatto, Pratolini, assolutamente, Buzzati, cioè, molti grandi scrittori hanno seguito il Giro d'Italia a suo tempo, giusto? Mi confermi? certo, è così, è così. Però ecco, alla fine degli anni 60 c'era Lo stesso già anche Sandro Picchi, scusami, per la nazione ha fatto sia la Fiorentina ma anche il ciclismo. ciclismo, Il è ciclismo, pezzi bravissimo, forse più belli erano quelli sul bravissimo, ciclismo. bravissimo il ciclismo. Dicevo, alla fine degli anni 60 c'era già Brera al giorno, che era il Brera. giornale passato alla Gazzetta, Ghirelli al Corriere dello Sì. Sport, Palumbo al Corriere della Sera. E insomma erano giornalisti già di un certo livello che facevano anche un'analisi, diciamo, geopolitica del Sì, calcio, ecco. esatto. Infatti è il momento in cui, se si guarda alle tirature dei vari quotidiani sportivi, è il momento in cui c'è l'impennata, perché la gente che inizia a star bene anche dal punto di vista Certo, economico, ma ha dei ritmi di vita molto ripetitivi, questo è proprio una ricerca sociologica, anche dal punto di vista lavorativo ha dei ritmi molto gravosi dal punto di vista lavorativo, cerca un qualcosa per evadere e la trova nello sport e soprattutto la trova nei racconti di cui parlava Bruno, perché dopo aver già avuto dei racconti epici con Carosio che però avevano uno sfondo anche politico per il fascismo e così via, in quel caso lì invece si cercava di far evadere la persona che si spaccava la schiena tutto il giorno, la cercava di farla evadere leggendo un racconto che però doveva essere abbastanza semplice, perché poi ricordiamoci che la Certo. scolarizzazione molta è avvenuta anche grazie al giornalismo sportivo. Il giornalismo sportivo aiutava molto la scolarizzazione di massa in questo paese, oltre alla televisione. Ecco, lui è un esperto di giornalismo televisivo. Tu che hai letto tantissimi articoli di giornale anche sul ciclismo, qual è il tuo giornalista preferito, vista la tua cultura giornalistica? Ma sicuramente Brera, E a parte lì è un fuori classe, nel senso una scrittura anche nel unica. ciclismo ha scritto dei Certo, libri su certo. coppi Che fantastici. altro le descrizioni, no? Ha inventato un linguaggio Vabbè, e è come dire, è la però è caratteristica come una dei storia a grandi, sé, no? Sì, è un quella. po' È uno una storia, scherzo. sì. Diciamo, rimaniamo alla nazione. Sì. Rimaniamo alla nazione. Ecco, gli articoli che ho letto per questo studio qui. Picchi, che faceva il dopo partita e scrivere degli articoli fantastici di colore. Mi sta parlando adesso quindi dello Sì, scudetto sto dei parlando giovani, dello scudetto di giustamente. quegli Quindi anni lì, di quegli anni lì. picchi il Picchi dopo perché? partita, quindi. Il dopo partita Picchi è fantastico, Ma nel cioè. senso di interviste post-gara oppure dopo Ma partita di note di colore, in pratica, sui interviste, tifosi? ma anche note di colore. Note di colore. Paloscia mi sembra quello più, come Decano dei dire. giornalisti sportivi toscani che salutiamo Più chiaramente come Sandro attento Picchi. alla partita e quindi alla descrizione dei fatti, Tattica, diciamo, la cronaca. mentre Goggioli è solamente quello più politico, tra virgolette, perché Sì, lui sì. ha la presidenza del Mirino e quella è, e quella è. E Masieri? poi anche Mazzieri è molto Che non c'è bravo, più, è scomparso anche Mazzieri è quest'anno. molto bravo, sì, anche Mazzieri è molto bravo, sì, questo sì. E Pegolotti, anche lui sulla scia di Goggioli, anche se Pegolotti poi anche degli spunti di colore all'interno della partita, riesce a vedere delle situazioni particolari, insomma, ecco, mi ricordo la descrizione di un'esultanza di Chiarugi a Milano, la descrive benissimo, insomma, erano giornalisti molto, molto bravi, ecco, molto bravi, la nazione aveva davvero una
una batteria di ecco giornalisti perché bravi. Scusate, parlando del tuo libro, che è meritorio anche solo per la ricerca che hai fatto, come come Luca ha fatto la ricerca addirittura alla Rai di Roma, tu invece hai consultato La Nazione, no, dell'epoca, tutti i giornali sportivi, cioè Tutto Sport, La Gazzetta, Il Corriere dello Sport, poi La Nazione naturalmente, e Il Giorno, Il Guerriero Sportivo, e anche alle Fiorentina, che a quell'epoca le Fiorentina era un settimanale, un mensile, scusate, che andava per la maggiore, e dove ci scrivevano giornalisti importanti. In parte erano giornalisti della Nazione, in parte no, e c'era anche un giornalista di Tutto Sport, ora di cui non ricordo il nome, è molto bravo anche lui. E fra l'altro un'altra cosa sulla stampa e la Fiorentina dell'epoca, brevissima: La Gazzetta, Tutto Sport, i giornali del nord, che oggi certo non vogliono bene alla Fiorentina, bene, ecco, in quell'anno lì furono molto favorevoli a questa Fiorentina, perché piaceva come giocava e forse avevano capito che il vento stava cambiando. La Fiorentina ieri. Nazione. Adesso abbiamo in linea Dino Levante. Buonasera Dino. Buonasera a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Dino Levante della Gazzetta del Mezzogiorno e di portale Lecce.it. Senti, quale Lecce? Si chiama correttamente, si chiama portalecce.it, è un blog che ospita anche lo sport, essendo della diocesi di Lecce, è un blog, diciamo, cattolico, ecco. Senti, che Lecce dobbiamo aspettarci a Firenze dopo il pareggio per 2-2 col Cagliari? Ecco, allora intanto ci sono problemi, diciamo, nella formazione, perché anche oggi sui giornali si è parlato di un Lecce incerottato, perché non ha appieno la disponibilità della sua rosa ordinaria, diciamo. Certo c'è la probabilità quasi al 99% che giochi Kuma e Babacar, il senegalese, il grande ex, no? Sì. Ecco. Ed è molto probabile invece che ci siano le assenze importanti di Falco, del capitano Mancoso, di Magnier e pure di Meccaniello. Cioè la Padula è stato squalificato per 2 giornate, no? Ecco, la Padula, a differenza del portiere che ha avuto 4 giornate, praticamente ne ha avuto solo 2, comunque il presidente e tutta la società confidano in un ricorso, insomma sperano che si possa ridurre questo provvedimento del giudice sportivo. Senti, speriamo che nell'incontro dica. No, siamo molto curiosi anche su Babacar. Come sta andando? Qui purtroppo disse ai suoi tempi Prandelli aveva delle potenzialità illimitate, ma sono sempre rimaste purtroppo a livello di potenzialità quelle di Babacar. A Lecce? A Lecce ha fatto delle belle gare come attaccante, e Liberani stesso ha molta fiducia. Peraltro noi ce l'abbiamo come prestito dal Sassuolo attualmente, giovane 26enne di prestanza, anche di un certo spessore. Ha ripreso dopo alcuni infortuni, che infatti non ha giocato con il Cagliari, non ha giocato anche l'altra gara, ha ripreso stamattina proprio nella rosa dei giocatori convocati, quindi non ha fatto un allenamento a parte come invece aveva fatto fino alla settimana scorsa, quindi credo che ci siano delle buone aspettative di lui. Lui era pure tra virgolette rigorista, ha tirato alcuni rigori importanti, tra i quali quelli, no? Quelli famosi ormai nella storia del Lecce, ecco. Speriamo, credo che Liberani e tutta la squadra vuole fare una partita, diciamo, con il suo gioco, tenendo conto di queste carenze. Si tenga conto che noi abbiamo subito 27 gol ed è la peggiore difesa della Serie A, sebbene ci siano solo 5 punti di differenza con voi, sì, con la Fiorentina. Senti, hai parlato di Liberani, ce lo puoi descrivere un attimo come tecnico? Oh, Liberani ha tutta una sua personalità, perché lui è vissuto proprio, ha fatto la gavetta, insomma, quindi conosce il gioco, è stato un grande giocatore ed ha delle sue teorie anche sulla disposizione della squadra in campo. Comunque responsabilizza abbastanza i giocatori
e comunque lo dice spesso anche durante la stampa dopo le partite, compresa l'ultima dell'altro giorno, di lunedì dopo il Cagliari, e praticamente crede, è convinto che non siano ancora tutti al 100%. Ecco. Quindi spera molto che l'11 si consolidi e che faccia il suo gioco anche con questi impegni, diciamo, notevoli. Noi abbiamo visto che i ragazzi giallorossi, salentini, con gli impegni con le grandi squadre, hanno come se avessero una carta in più, insomma, giocano meglio, è la verità. Senti, ha avuto molto risalto sulla stampa quanto successo al termine di Lecce-Cagliari, cioè il termine domenica, essendo stata rinviata la partita, i tifosi salentini hanno ospitato quelli cagliaritani. Ci puoi dire qualcosa in merito? Sì, praticamente la partita di domenica non si fece in realtà, perché l'impraticabilità del campo, l'arbitro notò che il pallone non rimbalzava e che non c'era stata la possibilità di recupero, sebbene il campo sia di nuova generazione, come ha detto pure il presidente Sticchi Damiani del Lecce, non riusciva ad assorbire la pioggia incessante che c'era stata durante la notte, e poi c'era pure molto vento, insomma, questo aveva creato dei problemi. Nel frattempo quindi la squadra è rimasta ospite negli alberghi a Lecce, e molti tifosi leccesi, salentini, hanno ospitato addirittura quelli isolani che venivano da Cagliari e che era improponibile farli ritornare per poi rivedere, certo, la partita. D'altra parte si seppe quasi in serata stessa, come prevede il regolamento, la possibilità di farla il giorno dopo, e quindi di non rinviarla come si pensava in un primo momento a dicembre. Mm-hmm. E quindi hanno ospitato alcune famiglie, alcuni gruppi, perché erano venuti pure con delle macchine, con dei pulmini, insomma, avevano attraversato veramente delle difficoltà. È un aspetto della solidarietà e dell'ospitalità anche dei salentini, che sono abituati, ma non da adesso, da secoli, a vedere transitare dagli arabi, ai saraceni, ai greci, tutti quanti quelli che hanno avuto la possibilità di stare sulle nostre coste. D'altra parte, da qui si passava per andare in Oriente, e dall'Oriente si veniva in Occidente attraverso la penisola salentina, no? Certo. Dino, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, giochi e vinca le migliori, insomma, noi siamo tranquilli, è una neopromossa, quindi non c'è da che... Però facciamo il nostro gioco, vogliamo certo, mantenere... Ci mancherebbe. È una bella squadra, speriamo che maturi, ecco. Auguri a entrambi e che sia una bella partita. Sia una bella giornata di sport. Grazie, Dino. Ecco, una bella. Auguri a voi, buon lavoro a tutti. Grazie. Volevi fare un intervento? Sì, no, a proposito di questa accoglienza, no? Sì. Che fossi... cagliaritani a parte così leccesi, e un po' ricorda quei tempi, e sembra una cosa strana, ma la penultima partita, quando la Fiorentina ha vinto lo scudetto a Torino 2-0, gol di Chierugia e Maraschi, alla fine della partita i tifosi juventini applaudivano i pullman della Fiorentina che tornavano e chi l'avrebbe mai detto? Applaudivano. Quindi non c'era ancora la rivalità. Era in panchina Sarti sotto, i compagni fecero: ma che stai facendo? Dice: abbiamo vinto il secondo scudetto, disse Sarri. E i tifosi applaudivano, i tifosi della Fiorentina, i tifosi Juventina. Ancora non c'era questa rivalità, non c'era. Che è nata dopo con Baggio, lo sappiamo, in particolare. Fiorentina Ieie, ecco, ora è sulla bocca di tutti chiaramente il caso Federico Chiesa, perché nel 2019 forse una Fiorentina Ieie come quella di 50 anni fa, ormai con tutti i soldi che girano, non è più possibile. Oh, Luca, che idea ti sei fatto? Oggi è tornato, ricordiamo, il presidente Rocco Commisso, Gio Barone e Daniele Pradei hanno parlato con Enrico Chiesa, il padre di Babbo, come tutti sappiamo, di Federico. C'è stato quindi un primo incontro. In conferenza stampa Pradei ha lasciato aperta una porta, diciamo che si stanno parlando. Non sappiamo quanto siano di facciata e quanto siano reali in realtà queste dichiarazioni di facciata, anche non per mettere in dubbio la parola di Pradema, ma insomma di facciata nel senso, per il buon senso, per il buon proseguire del campionato. Ecco, tu che opinione ti sei fatto sul caso Chiesa? Allora, come è andata veramente non lo sapremo mai, penso. Tant'è che, come dicevi giustamente te, addirittura Pradè ha detto che Enrico Chiesa avrebbe
aperto alla possibilità di rinnovo. Io credo innanzitutto che sia stata una... Ricordiamo, scusa, ancora 2 anni e mezzo di contratto, eh? Sì, sia stata e sia tuttora una questione nata male e gestita purtroppo peggio, nel senso che nel momento in cui c'è stato il cambio di proprietà non si poteva andare alla cessione di chiesa. Quindi da questo punto di vista mi schiero assolutamente con la scelta della società. Però è chiaro che poi dopo c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Innanzitutto, non vedo perché il giocatore più rappresentativo della Fiorentina da luglio ad oggi non abbia trovato il tempo di spendere una parola anche solo per i tifosi o per qualcun altro. E poi credo che il fatto di aver mandato il calciatore da solo in America in occasione della tournée statunitense senza il padre non sia stata una grande mossa da parte appunto di Enrico Chiesa, perché in questo modo ha messo un po' il pasto in bocca a leoni. Adesso se ne esce male perché soprattutto dopo la partita di Verona, su cui continua a esserci il dubbio se Chiesa non sia voluto entrare, se non fosse in condizione, se ha un problema fisico, se ha un problema mentale, insomma è stata gestita male, secondo me adesso se ne Cioè, è esce stato ancora più. Montella a dire un problema fisico e Esatto, mentale. Sentiamo un esatto. po' che cosa ne pensa anche Massimo Cervelli. Buonasera, Massimo. Ciao Paolo, buonasera. Museo della Fiorentina. Non Dimmi. mi preoccupa il caso Chiesa. No. No, Non ti preoccupa il caso Chiesa? Non c'è nessun caso Chiesa? No, non so. no, ci può essere di sicuro, ma da tifoso sono preoccupato perché un mese fa la Fiorentina sembrava aver trovato un proprio equilibrio e questo equilibrio si è disgregato in questo mese. Con due pessime prestazioni, due brutte sconfitte, e qui si parla solo di Chiesa. Ma questo fa parte del mondo mediatico che vive attorno al calcio e va comunque alimentato. Ma è una posizione mia, Sì, però chiaramente, ecco. non del museo, Però ovviamente. siccome parleremo ora parlerai un attimo di quanto accadrà lunedì sera alla Hall of Fame Viola, cioè ci presenterai un attimo la Hall of Fame Viola. Ricordiamo che qualche Hall of Fame fa, qualche anno fa, ci furono proprio due Chiesa, Enrico e Federico in prima fila, ospiti, con Federico che aveva appena esordito in Serie A contro la Juventus, ed era un Federico molto diverso da quello di ora, era chiaramente quasi un po' impacciato, non abituato al grande palcoscenico. Ora è diventato un vero personaggio. Ecco, questa metamorfosi, questo grande cambiamento di Federico ti ha sorpreso oppure no? È nell'ordine delle cose. È nell'ordine delle cose, però io, a differenza di tanti, personalmente, ripeto sempre come posizione individuale, io non credo alle valutazioni e alle offerte di 60-70 milioni fatte in estate, e penso che questo ragazzo non sia un autolesionista. Io nel mondo del calcio ho conosciuto pochissimi autolesionisti. E non sono gli allenatori che quando hanno un giocatore forte in grado di giocare lo mettono, non sono i giocatori che a 22 anni hanno dimostrato ancora poco e devono conquistarsi il posto al sole. Federico Chiesa io lo vedo come un prospetto di cosplayer, che soprattutto deve crescere nell'ultima fase di gioco. Essere decisivo negli ultimi 25 metri non lo è. Non lo è ai livelli del top player. Io spero lo diventerà con la maglia viola, ma non ho ancora esattamente capito se è un esterno o se può giocare in forma più da attaccante. Io in testa il Liverpool di Klopp con Mané, Salah, Firmino, tre giocatori tutto sommato brevi linei che fanno un grosso movimento, ma che sono tutti e tre devastanti negli ultimi 30 metri. Cioè il livello da cogliere è questo: devi saper giocare con i compagni, devi scegliere se andare all'assist o se tirare in porta. Quando tiri in porta non puoi guardare per terra il pallone e caricare il tiro, perché il portiere sta
dove presumibilmente arriva il pallone, quindi sono tante cose che fanno parte del repertorio di un grande giocatore. Federico fa l'età per sì. imparare, per migliorarsi e per affrontare. Ed è lo stesso forse su cui ha puntato un po' anche il presidente Commisso quando accennava appunto che bisogna giocare per il bene della squadra, lasciando appunto un po' intravedere questo un po' egoismo calcistico con la Fiorentina di Federico, che tende spesso a centrarsi troppo e tirare in porta, purtroppo con scarsi esiti positivi per noi. Senti, l'Hall of Fame, dacci qualche coordinata. Non le do tutte. Vai. Lunedì 2 dicembre, ore 20:30, Cassa di Risparmio, ora manca in testa, Palazzo di Giustizia di Novoli a Firenze, prenotazioni da fare, l'ingresso è libero tramite prenotazione, info@museofiorentina.it, fate la prenotazione perché c'è tanto pubblico quest'anno, ci sono già tantissime prenotazioni, la sala sarà piena, la Fiorentina parteciperà, noi speriamo al suo massimo livello. Non sembra che stanno, parliamo dei premiati che sono i protagonisti. Intanto c'è un premio nuovo che sì. non sarà necessariamente assegnato tutti gli anni, ma è il premio che il Museo Fiorentino ha voluto istituire perché è il messaggio di Davide Astori, una bandiera del calcio, si chiama proprio bandiera del calcio di A13. E viene assegnato ad un giocatore che ha rappresentato la storia del club e un pezzo di storia del calcio nazionale. Il primo premiato è Gigi Riva. Gigi Riva, che non credo ci sia bisogno di presentazioni, è il bomber per definizione, l'attaccante che ha segnato di più della nazionale italiana, è il signor no rispetto ad Agnelli, a Moratti e agli altri presidenti, perché ha sempre voluto rimanere in Sardegna, è diventata una leggenda, ha portato il Cagliari alle Scudette, una carriera eccezionale e un'integrità morale notevole. Questo premio verrà consegnato direttamente da un componente della sì. famiglia Astori, quindi sarà un momento estremamente importante. E diciamo, questa è la vera novità. Poi ci sono i premi che diciamo tutti gli anni vengono premiati. Le categorie sono diverse, perché c'è la categoria giocatori, la categoria dirigenti, la categoria allenatori e la categoria ambasciatori. Comincio dalla categoria ambasciatori perché c'è un artista della fotografia, Roberto Germogli, che ha seguito la Fiorentina per oltre 50 anni scattando le foto, facendoci nutrendo il studio che attraverso le pagine della Nazione ha visto le fotocrona e poi ha visto le caratteristiche specifiche che molto spesso anche guardando un evento in televisione o allo stadio in diretta perdi. Questo è un premio importante perché si premia uno che ha intrecciato la passione della Fiorentina certo. con la passione della sua vita, la fotografia. Nella categoria dirigenti c'è l'ingresso di Artemio Franchi, un altro nome che non ha bisogno di presentazioni. Artemio è stato il dirigente calcistico più importante che l'Italia abbia mai avuto, morto prematuramente nell'83 in un incidente d'auto, ma la sua carriera è cominciata da dirigente sportivo, è cominciata nella Fiorentina, di cui è stato segretario dal 49 al 52. Artemio era un grande tifoso fin da bambino della Fiorentina, dopo aver interrotto il rapporto di dipendente della Fiorentina, ha mantenuto la festa di socio della Fiorentina, perché fino alla costituzione delle società per azioni la Fiorentina era dei soci, della società dei soci, e Artemio, anche quando era presidente della FIGC, continuava a presenziare alle assemblee dei soci della Fiorentina. Poi c'è categoria allenatori, siamo a tre, Emiliano Mondoni.
qui veramente non c'è nulla da dire. Un altro pezzo di cuore, non c'è dubbio. L'allenatore si fuoco e si riporta in Serie A sulla testa del Bayern Monchengladbach, uno dei club più storici, no? Del tipo viola. Possiamo andare oltre perché è troppo recente la perdita di Emiliano, ma è l'immagine di mondo per i tifosi viola. Passiamo ai calciatori. Sì. Sergio Castelletti, un grande terzino, Sì. quella fiorentina a fine anni 50 e soprattutto negli anni 60, con Albertosi, Robotti, Ah, Castelletti, questa coppia di aveva. terzini Robotti Castelletti, no? Esatto, che divenne anche la coppia dei terzini della nazionale, che ebbe l'onere di sostituire Mannini e Cervato, che era la coppia dei campioni del 56. È un giocatore piemontese, acquistato per 2 anni dal Torino, che è stato stanno a Firenze, che ha scelto Firenze come propria città, tanto da ritornare nell'epoca del Pontello, negli anni 80, ad allenare dei giovanili. Un giocatore anche questo con una carriera nazionale, un terzino molto elegante e anche molto acrobatico. Altro ingresso è quello di Moreno Roggi. Moreno Roggi lo conoscono tutti perché è stato giocatore della nazionale, Molto giocatore del sfortunato, Torino. sportivamente dico. Per lui e per noi, perché con Roggi e Guerini, la Fiorentina di Morini, soprattutto prima, avrebbe probabilmente rappresentato un'altra Fiorentina in grado, se non di vincere, di lottare per lo scudetto. Moreno conquistò la nazionale giovanissima, poi ha vinto la Coppa Italia nel 75 con la Fiorentina, ma era destinato a una carriera che avrebbe fatto storia per i difensori italiani. Però Moreno è stato anche un dirigente sportivo, oltre che procuratore, che si è sempre battuto per la difesa e il sostegno dei giocatori che avevano dei problemi economici. Io ricordo, lo fa ancora l'organizzazione delle Glorie Viola, che stanno Sì. vicino a chi può andare in difficoltà, ma lo fece per primo su Rigo e Conforti, eroe del primo scudetto viola del 56, e Vero. Moreno si batté a lungo e ottenne un sostegno economico. Lo riportò all'isolotto, giusto? Sì, e E poi abbiamo anche Graziani, o soprattutto no? manca il centravanti del terzo Ecco, scudetto, del uno dei terzo soli, scudetto, sì. Cagliari-Fiorentina 0-1, gol di Graziano, si va allo spareggio. Invece non è andato così, però Ciccio, che oltre a 6 anni da Fiorentina ha anche il ruolo di essere stato uno dei nuovi campioni del mondo con la maglia della Fiorentina, come è stato Pizziolo, come è stato Lunga, come è stato Tonio, che sono Come è stato veramente Antognoni, forti, chiaramente. come è stato Giancarlo Antognoni, come è stato Giovanni Galli, come è stato Daniele Massaro, Anche come è stato certo, anche Iervolino, se Galli e insomma, Massaro, insomma, non ebbero un ruolo. non hanno giocato, però ricordiamo perché Erano nella rosa nella di rosa Bearzot, sì. dell'82 c'erano anche loro. Sì, questo è l'Hall of Fame, con la novità che al di là della contingenza e delle due sconfitte siamo entrati in una nuova era, sappiamo essere quella del Rinascimento viola, Rinascimento l'Accento americano. Massimo, americano. grazie, ci vediamo allora tutti i Lunedì. lunedì, alla Hall of Fame. Perfetto, Grazie a grazie. te, ciao, ciao, buona serata. Ciao. Gigi Riva mi viene in mente, insomma, era un avversario, Gigi Riva eh? l'anno fu Ecco, capocannoniere il e fece Cagliari la era. Fiorentina due gol, del pareggio a Firenze e del pareggio a Cagliari. La Che Fiorentina se ben pareggiò ricordo, due inizio, cioè partite. ricordo per averlo letto, che anch'io ero, non c'ero, insomma. Sì. Ecco, però era il Cagliari in testa anche, Cagliari-Fiorentina-Milan, era Cagliari, questo Fiorentina e Milan, ecco, sì, erano la queste tre Fiorentina squadre, no, che si all'inizio contendevano lo perse qualche scudetto. punto, poi alla fine fu un testa a testa fino a un certo punto a 3 e poi Fiorentina-Milan. Il Milan era la squadra più forte, aveva la Coppa dei Campioni, quindi questo gli costò qualche punto, probabilmente che si giocava il mercoledì.
Allora, non sappiamo se torneranno quei tempi, però siamo tutti molto fiduciosi nella nuova proprietà americana, come diceva Massimo Cervelli, in questo nuovo rinascimento viola. Intanto con Lecce cosa ti aspetti? Cioè, Montella rischia, Luca? Innanzitutto mi Dice chi aspetto. rischia il panettone, forse non rischia neanche l'Immacolata Concezione, se non... Innanzitutto mi aspetto una reazione. Io purtroppo ero tra i 4.000 al Bentegodi a Verona e ti posso assicurare, ho fatto fare anche la prima trasferta a mio figlio di 8 anni. Ti Non hai posso scelto la migliore No, no, però partita. ti posso assicurare che è stato uno spettacolo desolante. Anche perché abbiamo visto due squadre che in teoria giocavano a specchio, tutte e due a una sorta di 3-5-2. Però c'era una squadra in campo che aveva anima, cuore, corsa, grinta e anche un po' di gioco, e una squadra che non ha avuto pressoché nulla di tutto ciò. E questo rimanda a quello che ha detto oggi Commisso. Perché il Commisso, tra le altre cose che ha detto oggi, ha detto che è mancata completamente la grinta, è mancato il cuore, è mancato anche Dice, dopo l'infortunio a il senso di Pezzella si aspettava appartenenza, che esatto, fosse stato in campo lui, andava lui a dopo difendere il l'infortunio di compagno. Pezzella, insomma, francamente, dopo alcune partite che erano state anche, diciamo, discrete o comunque buone, la vittoria di Sassuolo era venuta un po' per caso. Poi abbiamo visto, insomma, ora sono almeno 4 partite e la squadra ha un encefalogramma piuttosto piatto. Io non so se poi sia tutta colpa di Montella, se è colpa del mercato, non voglio addossare colpe, però purtroppo in questo mondo di solito quando va così, prima di cambiare 18 giocatori si cambia Per forza ragione. allenatore. Certo, se non vinci nemmeno con Lecce, diceva giustamente il nostro amico di Lecce che loro sono molto più indietro di noi. Ora io non voglio dire, ma dovessimo perdere domenica, Non sono più così il indietro. Lecce ha 2 punti da noi, insomma, ecco, quindi boh. Tanto un aneddoto. Tu hai trovato nell'autogrill, dicevi, Gio Sì, Gio Barone. Barone e Joseph Commisso sono stati carinissimi, ci hanno salutato, hanno abbracciato appunto il bambino, poi hanno fatto le foto con noi. Sono veramente persone Scusa, al eccezionali. Se, ritorno no, questo? all'andata, All'andata, quindi la non c'era, quindi mattina alle 10:30, però erano ecco, ancora se qualcuno ancora entusiasti. oggi si chiede come mai, nonostante gli errori, nonostante questi non abbiano ancora dimostrato niente, come mai la gente ha molto più entusiasmo di prima, ecco, io dal mio punto di vista posso dire che la prima cosa che ci ha detto Gio Barone quando ci ha trovato a Cantagallo è stato grazie per tutti i sacrifici che voi tifosi fate, perché sappiamo che voi lavorate tutta la settimana e fate anche dei grandi sacrifici sia economici che il tempo che togliete alla famiglia per venire a vedere noi giocare. Quindi ecco, questo magari ti fa anche aprire un attimino il cuore rispetto alla la fredda contabilità e amministrazione societaria che avevamo prima. Ecco, e qui guarda, chi ti dà ragione è anche il giornale Firenze Viola Supersport, il nostro giornale con il direttore Stefano Ballerini che titola appunto Fiorentina anche a Verona prestazione indecorosa, nessun rispetto per i 4.000 arrivati al Bentegodi tra cui te, quindi ti dà ragione, ricordiamo il giornale in tutte le edicole con tutti gli sport fiorentini, quindi una unicità diciamo in tutta la Toscana. Con questo chiediamo al regista, ad Alessio, se ci può mandare il video anche oggi di Matteo Vezzosi, il cocktail della settimana. Ringraziamo per aver partecipato a Viola Spritz Bruno Confortini Grazie a voi. e Luca Lunghini. Grazie a te per l'invito. Grazie a voi per averci seguito. A mercoledì prossimo con Viola Spritz. Ragazzi, buonasera. Scusate la voce, sono un po' raffreddato. Stasera facciamo un cocktail molto simile al Negroni, ma non è il Negroni. Fu ideato per un cardinale di soggiorno a Roma, infatti si chiama Cardinale. Si prepara appunto simile al Negroni con bitter, gin e vermouth extra dry. Si prepara on the rocks direttamente nel bicchiere. Un terzo di vermouth. Un terzo di Campari. Un terzo di gin. Semplicissimo, ottimo aperitivo. Da non confondere con il Negroni sbagliato, che al posto del gin mettiamo il prosecco. Questo è il cardinale.
fettina d'arancia o di limone, semplice, e il nostro cardinale, semplicissimo. Ciao.